Salve a tutti, siamo qui per parlare della mia giornata al Fantacalcio Classico. Ho deciso di modificare il format. Ringrazio un TikToker che si chiama Palla Piena, che vedendo come lui porta la sua giornata dopo giornata di Fantacalcio mi ha fatto dire: ma perché non posso provare a portarlo anche io? Tanto, ok, io prendo la sua idea, ma il fantacalcio è comunque diverso. Non è che abbiamo la stessa squadra e quindi dici: wow, Madonna, questo sta copiando in toto. Cioè, ci può stare che uno vede un format che piace e dice: oh, lo faccio anche io. Tanto sul fantacalcio è comunque diverso. Quindi lo ringrazio per l'ispirazione che prendo. Partiamo subito con venerdì. Cioè, Milan Lecce e io ho Reinders. Spero che sia il presupposto per un bonus, visto che comunque l'anno scorso Reinders il suo primo gol in campionato l'ha fatto proprio contro il Lecce, e invece purtroppo niente da fare. Una partita un po' strana dove il Milan vince, sì, 3-0 nel giro di 5 minuti, ma lui non entra mai in nessuna azione di queste, però prendo un onesto 6,5. Arriviamo a sabato alle 15 al Friuli Udinese Inter e io lì avevo il timore perché questo mio avversario, mi ricordo l'anno scorso, aveva preso Lautaro Martinez a tutti i costi e ho detto: eccolo là, se lui ha Lautaro Martinez in campo è finita. Per fortuna quest'anno al Fantacalcio Dana non ha preso Lautaro Martinez, perché Lautaro Martinez al Friuli si sblocca, non aveva neanche ancora segnato e ne fa due. Arriva anche il mio primo bonus. Darmian, fatta la scelta giusta in difesa, lo metto, fa assist. Qual è il problema? Fa assist per il gol di Frattesi che ce l'ho contro. Passiamo a Bologna-Atalanta, dove intanto c'è un assist di Zaniolo che però non viene considerato nelle leghe, e tanto meglio perché l'avevo lasciato in tribuna, ma arriva il giallo di Bellanova che ancora non riesce a portarmi bonus da quando veste la maglia della Dea. In più arriva un 5,5 di Brescianini, ma tra l'altro la notizia più brutta, il suo infortunio. Per l'avversario in questo sabato non gli arriva altro che un 6 da Nico Gonzalez, che per fortuna non fa nulla tra Genoa e Juventus, e un 5,5 di Ruggeri. Domenica all'ora di pranzo invece sta arrivando una buona notizia. All'Olimpico Grande Torino, tra Torino e Lazio, ha segnato Che Adams entrando dalla panchina. E quindi un gol mi arriva, un bonus molto importante, quindi dico: cavolo, forse ce la possiamo fare, anche perché ho ancora due pedine in attacco che devono ancora giocare. Vogliamo parlare che in centrocampo ho lasciato fuori addirittura Mazzitelli che mi fa assist per il Gallo Belotti. Pah, mamma mia. Ma tanto fidatevi, l'assist di Mazzitelli non avrebbe cambiato nulla. E ora capirete perché. Domenica c'è il derby tra Empoli e Fiorentina e io spero nei bonus di Gudmundsson. La partita finisce però 0-0, quindi un'occasione sprecata. Per non parlare di Napoli-Monza, dove intanto Spinazzola non mi gioca e mi entra Darmian che prende 6. Buongiorno non fa nulla, ma soprattutto Lukaku non fa bonus contro il Monza e anzi mi segna contro Kvaratskhelia. Poi vabbè, lui ha anche una munizione di Maldini, ma poco cambia. E voglio sottolineare che con la Fiorentina non gli è entrato Martinez quarta. E poi vedrete chi gli entra. Ah sì, dimenticavo, in Como Verona, dove finisce 3-2 per il Como, a lui subisce 3 gol Montipò. Però non basterà lo stesso, e ora vedrete perché. Lunedì 30 settembre, una partita che sembra abbastanza tranquilla e scritta, un Parma-Cagliari che sembra veramente alla portata per i padroni di casa, visto che il Cagliari non ha neanche vinto e ha fatto solo un gol. Ecco, come non detto, il Cagliari vince 3-2, gli segna Zortea al mio avversario e addirittura per il Parma gli segna Mann, ma in più io avevo Suzuki in porta. 3 gol presi come Montipò.
in più, gli entra Mina per il fatto che non gli gioca Martinez quarta e gli annullano un gol a Mina, se no avrei perso ancora di più. Ragazzi, sì, questa partita ha deciso il mio fantacalcio di lunedì. Fino a quella partita era un pareggio e invece ho perso 3-1. 3-1, la mia prima sconfitta in questo fantacalcio e questa è la classifica. Alla prossima. Mamma mia, che sfiga.